Buongiorno, bentrovati per questa nuova edizione. Piacenza il 19-20 ottobre ospiterà per la prima volta il raduno del secondo raggruppamento degli alpini di Emilia, Romagna e Lombardia, un evento che porterà nella nostra città oltre 20.000 persone. Il Comune di Piacenza ha emanato l'ordinanza con le modifiche alla viabilità. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Truffatori in giro a Roncaglia, due uomini si sono presentati all'abitazione di una donna dicendo che era stato segnalato un guasto alla condotta idrica e che avrebbe dovuto mettere l'oro nel frigorifero. Sono riusciti con questa tecnica a portare via 600 euro e monili d'oro. I due uomini appunto sono poi riusciti a fuggire. Sono ancora molto gravi le condizioni di un 32enne rimasto ustionato questa mattina a Caratta nel comune di Gossolengo mentre stava aggiustando la moto, sarebbe stato investito da una fiammata al volto, le sue condizioni sono molto serie. Si chiama Antonino Corti, l'uomo che aiuterà economicamente il giovane piacentino di 19 anni che da 40 giorni è in una prigione a Bangkok con l'accusa di aver rubato una valigia all'interno di un aeroporto. La cifra servirà per pagare un avvocato thailandese. Ed è sfumato il sogno dei mondiali per la piacentina Roberta Bonatti, battuta oggi per 29-28 dall'avversaria inglese Rezan durante l'incontro di pugilato in Russia. La partita è finita tra le polemiche, i tecnici della nazionale italiana hanno infatti presentato ricorso ma è stato respinto.